ragazzi e benvenuti in questo video. Non sono bastati 210 minuti per decidere chi tra Venezia e Salernitana si salverà in questo campionato incredibile. Neanche 90 minuti del penso e 30 minuti di recupero per decidere chi tra Venezia e Salernitana si salverà. Stanno iniziando in questo momento i rigori che decideranno chi tra Venezia e Salernitana si salverà. Dagli 11 mesi c'è Capitan Domizzi, un giocatore esperto che sa tirare i calci di rigore, sta partendo adesso Domizzi. Primo rigore Domizzi contro Mikai. Incredibile al penso. Saranno i calci di rigore a decidere chi tra Venezia e Salernitana si salverà in Serie B. Gol di Domizzi, 1-0, spiazzato Mikai, un rigorista nato, cresciuto. Lui comunque è un giocatore espertissimo che in questi momenti non sbaglia mai. 1-0 Venezia, il Venezia parte nei migliori dei modi. Adesso staremo a vedere chi invece andrà a battere per quanto riguarda la Salernitana, per pareggiare oppure per portare avanti il Venezia. Va Thiago Casasola, un giocatore comunque dai piedi buoni che potrebbe impattare il risultato. Staremo a vedere comunque tanta tensione, perché dopo comunque i ricorsi, contro ricorsi, anche i calci di rigore. Veramente sembra non finire più questa stagione, sembra non finire più questo playoff. Gol di Casasola, 1-1. Aveva però comunque, intuito l'angolo del portiere del Venezia, 1-1, gol di Domizzi e risponde presente anche la Salernitana con Thiago Casasola. 1-1, rigore comunque ben tirato anche sotto il 7, adesso va il Venezia, tocca il secondo rigore per il Venezia, se non sbaglio è Suciu a battere il secondo calcio di rigore per la squadra veneta allenata da Cosmi. Gol di Suciu, grande rigore, grande anche però la reattività di Mikai che aveva indovinato l'angolo alla sinistra. Se la buona giustamente, però grande calcio di rigore, siamo 2-1 per la squadra di Cosmi. Tornando alla partita, una partita comunque molto bella, decisa da due episodi nel primo tempo, sul finire del primo tempo. Prima il gol di Modulo, bellissimo, e poi l'espulsione di Minala. Ma adesso andiamo con il secondo rigore per quanto riguarda la Salernitana. Non ho visto chi tirerà questo calcio di rigore, neanche adesso. Comunque, calcio di rigore per la Salernitana, importantissimo per impattare di nuovo il risultato sul 2-2. Vediamo la rincorsa. Spiazzato ancora una volta il portiere veneto, 2-2, quindi si rimane in parità. E Calaiò non sbaglia, altro giocatore espertissimo. Hanno tirato due giocatori ex Napoli che hanno giocato insieme. Sto parlando di Calaiò da una parte per quanto riguarda la Salernitana e per quanto riguarda anche Domizzi. Quindi due ex Napoli perfetti dagli 11 metri. Terzo rigore per il Venezia, siamo in parità. Parità perfetta anche dopo questi 210 minuti, 2-1 a Salerno, 1-0 che non è bastato per decidere chi tra Venezia e Salernitana andrà in Serie C e chi rimarrà invece nel campionato cadetto. Terzo calcio di rigore, vediamo adesso il protagonista, mi pare Simone Bentivoglio se non sbaglio, Simone Bentivoglio, dagli 11 metri, parato, attenzione, sbaglia Bentivoglio, rincorsa corta, Bentivoglio viene fermato da un grandissimo Mikai che si butta sulla sua destra e para il terzo calcio di rigore. Potrebbe cambiare questa finale play-out, questa finalissima play-out, questo finale deciso ai calci di rigore. Grande parata di Mikai e adesso grande responsabilità per il numero 2 della Salernitana. Vediamo un attimo dagli 11 metri chi si è presentato, potrebbe cambiare in un momento questa finale, questo play-out. Attenzione, dagli 11 metri, il rigore importantissimo, può portare in vantaggio la Salernitana, parte ancora rincorsa, buona 3-2 per la Salernitana. Sotto il 7, grandissimo calcio di rigore per Puccino, grandissimo calcio di rigore, 3-2 Salernitana, adesso il Venezia non può più sbagliare. Quarto rigore decisivo, se sbaglia questo calcio di rigore, il Venezia è praticamente retrocesso. Staremo a vedere, adesso vediamo chi si presenterà dagli 11 metri, comunque il rigore veramente tirato abbastanza male da Bentivoglio, tira Coppolaro se non sbaglio, Coppolaro dagli 11 metri contro Mikai che comunque ha fatto un intervento strepitoso sul rigore di Bentivoglio, attenzione ancora Coppolaro, numero 5 del Venezia, attenzione dagli 11 metri potrebbe... Fuori ragazzi, l'ha tirato in curva, il Venezia è quasi retrocesso in Serie C, perché se il prossimo calcio di rigore lo segnerà la Salernitana sarà salvezza per la squadra campana, incredibile ragazzi, incredibile, quasi in Serie C.
quasi in Serie C. Lo stanno tirando, se non sbaglio, nella curva della Salernitana, quindi dietro si vedono più tifosi e campani festeggiare ad ogni errore. Secondo errore consecutivo. Attenzione, dagli 11 metri, numero 14, e di tacchio, può portare alla salvezza la Salernitana. E attenzione, rincorsa abbastanza lunga, sta partendo adesso, attenzione, gol! Gol, la Salernitana rimane in B, il Venezia invece retrocesso in C. Incredibile, incredibile ragazzi, incredibile, non ci credo, non ci posso credere. È stato il playout più incredibile degli ultimi anni, non si doveva giocare. Alla fine si è giocato e alla fine in Serie C va il Venezia. Mamma mia, mamma mia. Quindi l'anno prossimo si troveranno ancora una volta Padova e Venezia, un altro derby tra la squadra padovana e la squadra lagunare, che quindi si ritroveranno insieme anche al Vicenza in un girone di Serie C, girone B molto probabilmente, di ferro, di ferro. È retrocessa la squadra di Tacopina, che non doveva neanche scendere in campo, sono stati ricorsi, contro ricorsi, anche diciamo anche decisioni del TAR. Invece alla fine si è giocato questo playout, l'andata 2-1 a Salerno con il gol di Zigone, che aveva dato una minima speranza. Nel ritorno il gol di Modulo al minuto numero 41, tante occasioni tra cui quella di Bocalon, il grande ex della gara, ma alla fine anche in 10 uomini, quindi comunque hanno sofferto per 45 minuti per quanto riguarda il tempo regolamentare, per i 30 minuti di recupero, ma alla fine la Salernitana, grazie a due parate, a una parata e un tiro alto di Coppolaro, rimane in Serie B. Complimenti alla squadra campana. Per il Venezia veramente una stagione da dimenticare, dopo una grande prima stagione in Serie B del ritorno con Pippo Inzaghi. Questa invece è la stagione dei tre allenatori, alla fine Serse Cosmi non è riuscito a salvare la squadra lagunare. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.